In epoca di Expo si parla anche di Expo delle professioni, soprattutto si cerca di farle coincidere anche con lo sviluppo del territorio, in questo caso sono presenti gli ordini degli architetti, degli ingegneri e si cerca di dare una visuale diversa di quello che è anche un ambito. Sì, diversa, soprattutto più organica, legata anche un po' alle dinamiche che l'epoca moderna ormai ci impone con un incedere abbastanza repentino. Io credo che la strada ormai sia tracciata, ovvero quella della, di un approccio di tipo interdisciplinare, alternative tematiche dell'intero comparto socio-economico o anche della nostra vita in generale, credo che non sia più una semplice esigenza ma ormai un obiettivo ineludibile e credo che iniziative come queste possano portare anche e soprattutto in occasione della importante esposizione mondiale dell'Expo che si tiene a Milano, laddove anche e soprattutto le professioni debbono dire la loro, ecco, approcciarsi con questo modus operandi, con la necessità di fare sistema davvero, di approcciarsi ai problemi in maniera appunto multidisciplinare, credo che sia una strada quasi obbligata per dare delle risposte concrete allo sviluppo sostenibile del nostro territorio. L'aggettivo sostenibile ovviamente l'ho aggiunto io.